Gianluca, dei giudici siete partiti forte, due pali, poi partita abbastanza equilibrata, però insomma in qualche modo l'hai risolta. Sì, sì, non pensavo che esordivo con due gol, sono molto contento, la squadra ha vinto, è stata molto più forte degli avversari per quanto penso io e niente, siamo stati più forti e il risultato è quello che conta. Insomma, un esordio migliore non potevate aspettarvelo? No, io da poco sto con la rosa e mi aspettavo comunque che vincevamo, devo dire la verità. E siamo stati, ripeto, molto forti e ci siamo meritati la vittoria. Mister Stampatore, siete partiti fortissimo, due pali, poi siete andati in vantaggio, un ottimo primo tempo. Poi nella ripresa qualcosina ha scricchiolato, soprattutto all'inizio. Esatto, dopo il buon primo tempo che abbiamo fatto, probabilmente nel secondo tempo non siamo rientrati con la giusta grinta e determinazione e questo ha fatto sì che di farci trovare in difficoltà in alcuni momenti, però per il resto sono molto soddisfatto della partita giocata dalla mia squadra. Un esordio comunque positivo, tre punti, una buona partenza. Ed era quello che volevamo, era un po', diciamo, il nostro obiettivo principale. Anche esordire con una vittoria, anche se non roboante, per noi era importante. Un risultato positivo per noi è molto importante, ci dà morale, ci dà forza e speriamo di proseguire su questa strada. Lorenzo De Angelis, primo tempo un po' di sofferenza con grande possesso palla da parte dei locali di Aprilia. Nel secondo tempo avete pareggiato i conti soprattutto grazie alle tue iniziative. Devo dire che sono rimasto stupito perché era l'esordio per me. E devo ringraziare quindi la squadra che mi ha sostenuto e mi ha fatto integrare bene in campo. E a un certo punto ci avevamo creduto, però poi osando troppo siamo stati puniti nel nostro momento migliore. Questa sconfitta che cosa vi lascia? Che cosa vi portate dietro nonostante insomma i tre punti persi? Sicuramente il secondo tempo in crescendo farà sì che la prossima partita rinizieremo carichi e spero che riusciremo a sfangarla stavolta.